Era cartellino rosso secondo voi quello dato a Tomori? Fatemelo sapere qua sotto con un commento, perché secondo me dopo 17 minuti vai a rovinare una partita intera perché il Milan ne ha risentito troppo, troppo dell'uomo in meno contro una grande squadra, ragazzi. Se non sbaglio, quarta in Premier League, ma non ha bisogno di descrizioni il Chelsea. Dico che non era cartellino rosso per il semplice fatto che. Cioè Mount davanti al portiere, è vero che viene toccato e secondo me il calcio di rigore è giustissimo, però ragazzi al massimo estrae il cartellino giallo perché alla fine lui è riuscito a trattenere, no? Della botta subita, tra virgolette, per poi addirittura calciare, si è buttato e ti vai a dare il cartellino rosso. Secondo me è un'esagerazione clamorosa, tant'è che poi realizza il calcio di rigore Jorginho che spiazza Tatarusano, come sapete, ancora assente Meña ed è 0-1 per il Chelsea, ma che secondo me, ragazzi, è un risultato che fino a quel punto della partita non meritato. Cioè, secondo me si poteva tranquillamente rimanere sulla parità, non dico che il Milan abbia dominato, ma li ho visti veramente determinati, entrati bene in campo, con voglia e senza rischiare più di tanto, ovviamente perché stai affrontando una grande squadra. Ma che gioca con grande orgoglio dopo il 3-0 subito in Inghilterra. Ci provano a farla girare per bene con un centrocampo che secondo me ha funzionato, ragazzi, quest'oggi. E Gabbia, bravissimo, bravissimo negli anticipi, ragazzi. Oggi, secondo me, letture difensive perfette. Un difensore che sta crescendo e secondo me ha messo in difficoltà veramente tanto le qualità di Pierre-Emerick Aubameyang, che non è assolutamente un attaccante qualunque, quindi ovviamente tanti complimenti al difensore giovanissimo italiano del Milan. E che dire, ragazzi, appunto quel cartellino rosso ha modificato tutto, perché intanto segna il Chelsea, il Milan rimane con un uomo in meno, si deve cambiare tutto tatticamente, e appunto dopo una mezz'ora il Chelsea raddoppia, fa il gol dello 0-2. Tra l'altro, la partita è finita così, ecco, no? E ha segnato Aubameyang. Tra l'altro, grandissimo asse tra Kovacic e Mount e lo stesso attaccante che appunto si libera, calcia da solo davanti a Tatarusanu e fa il gol dello 0-2. Che dire, ragazzi, appunto l'espulsione ha fatto veramente molto molto male, ma a mio modo di vedere il Milan non ha mai lottato, sicuramente non hanno brillato e fa anche rima, ma comunque ragazzi potevamo prevedere peggio, eh? Cioè secondo me a quel punto della partita potevamo anche dire bene, è finita 4-0 tutti a casa, no? Perché magari il Chelsea avrebbe potuto purgare ancora di più, invece comunque il Milan ha saputo resistere dagli attacchi dei Blues e hanno provato a creare qualcosa nel secondo tempo, purtroppo non sono riusciti a trovare nemmeno un gol, ma sapevamo che sarebbe stato veramente, veramente difficile. Leao veramente molto oscurato nel primo tempo da James, che anche all'andata lo ha sempre fermato perché è un terzino veramente straripante, e questo ci fa capire quanto ci sia differenza tra la Premier League e la Serie A, anche sotto il punto di vista dei giocatori individualmente considerati, perché ragazzi, se Leao in Serie A vola contro qualsiasi esterno, terzino quel che sia, dipende da partita in partita, da avversario a avversario, ragazzi, James se l'è mangiato due partite su due, ragazzi, a Leao. Poi nel secondo tempo ha avuto un po' più di libertà perché ha provato con degli spunti, con delle giocate che comunque avrebbero messo in difficoltà la difesa del Chelsea. Infatti il Milan è riuscito a creare qualche occasione da gol. Ora vediamo un attimo la situazione del girone, appunto, del Milan assieme. Perché sono terzi, è dietro al Salisburgo che sta a 6, il Chelsea a 7, il Milan a 4 assieme alla Dinamo Zagabria. Il girone è apertissimo, il Milan può passare, può andare in una palieggio e può addirittura arrivare in ultima posizione. Questo ce lo dirà solamente il tempo, mancano due partite e vedremo cosa succederà. Fatto sta, che vi ho detto, no? Nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati perché nel primo veramente ragazzi erano andati a spiccare, veramente molto molto elevati, ma secondo me i cambi di Pioli facendo subentrare appunto Pobega e Rebic al posto di Bennacer e Giroud hanno fatto la differenza, nel senso che il Milan ha continuato a lottare con orgoglio, ma soprattutto inserendo qualità in campo, che secondo me si è vista, ragazzi, perché il Milan non ha allontato, scusate, non ha mollato un centimetro, nonostante appunto
la criticità del momento, perché comunque, ragazzi, rimanere in 10 per tutta la partita è veramente un trauma. E clamorosamente il Milan è riuscito a rimanere compatto, no? Senza distruggere il tutto, quello che hanno fatto nel corso del tempo, e ora dovranno riprendersi perché è una sconfitta comunque d'altronde pesante. Poi salva lo 0-3 destro alla panchina, che fa un grandissimo intervento in chiusura su Aubameyang nel secondo tempo, che per fortuna permette al Milan di stare tranquillo, non venire umiliato. Una grande occasione appunto creata nel primo tempo da Brahim Diaz, con un grandissimo cross pennellato dentro per Giroud di testa, che la manda fuori, ragazzi, e qui a botta sicura. Secondo me il Milan doveva sfruttare queste determinate tipi di occasioni, perché appunto in partite simili non capitano spesso, e quindi, ragazzi, quelle poche che hai a disposizione le devi sfruttare. Qui Giroud l'ha calciata, anzi l'ha colpita di testa e l'ha mandata fuori da due passi, ragazzi, tutto solo, e sicuramente poteva far meglio. Fatto sta che non è che è stata una partita clamorosa, proprio eccezionale dal punto di vista di brillantezza per il tifoso neutrale, però, ragazzi, comunque abbiamo visto il clima Champions League, una coreografia strepitosa, sempre da dedicare almeno in un video alle serie di Roma e Milan. Un grande applauso, perché, ragazzi, sono veramente fantasmagoriche. E niente, ragazzi, fatemi vedere la vostra qua sotto con un commento. Milan, che comunque, come detto, non deve distruggere nulla, deve continuare così, di questo passo, con Pioli, con la società, con i giocatori, che devono assolutamente rimettersi a posto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.